Non lo vedi? Si riflette qualcosa. Capa. Capi, c'è qualcuno? Ti stai facendo solo paranoie. Non succede niente, fidati. È l'ultimo cartello che potrebbe esserci. A vuoto, entriamo in casa. Oh, ma che cacchio? Segui! È lui! Raga, sono le 21:30 e sapete cosa significa? Che questo è il momento in cui inizia a fare buio ed è il momento in cui il clown inizia a colpire, raga. Come vedete fuori dalla finestra è completamente buio, raga, non si vede nulla perché appunto è completamente buio. Direi che dopo così tanti episodi è giunto il momento di una bella esplorazione fuori casa, raga. Oggi fortunatamente siamo a casa presto perché di solito non siamo mai a casa alle 21. È il momento di andare ad esplorare la zona qua fuori. È il momento di andare a fare un'esplorazione per vedere se fuori c'è il clown. Ma io sto mangiando. Andremo io e Crazy, infatti. Voi state dentro casa e assicuratevi che non venga nessuno. Raga, mi raccomando, chiudete bene le porte. Andiamo a vedere invece, raga, Crazy cosa sta facendo. Ma qui è tutto buio, ma sembra veramente... Raga, questo posto sembra disabitato. Ma che roba è? Dov'è l'interruttore? Non trovo l'interruttore da quanto è buio. Ah, porca miseria. Crazy? Ehi, ascolta, sono le 21:30 e te sai cosa vuol dire? Crazy, sono le 21:30. 30? Sì, e... Crazy, questa è la tua prima serie in villa, giusto? Sì. Ok, forse ho capito perché non sai niente. Prima di tutto spiegami come mai tutte le luci nel corridoio sono spente, tutto buio. Ma io le avevo lasciate accese. No, sono tutte spente. Vabbè, le avrò spente occhio. Ok, Crazy, sono le 21:30. Le 21. Però sono le 21:30. Hai mai sentito parlare di cose strane in questa villa? Di notte? Ma ho sentito di voci che giravate tra di voi, ma che... Clown. Cap, dai, è uno scherzo dei tuoi soliti oppure dobbiamo scherzare? Dai, Crazy. No, vieni un attimo qui. Le 21:30, raga, è l'orario in cui di solito il clown colpisce. È l'orario in cui di solito entra in casa. Perché, insomma, si è appena fatto buio, anzi, non è ancora completamente buio. Si vede ancora qualcosa, raga, ma ci sono veramente poche luci qua fuori. E guarda, questo qui è il momento perfetto per il clown per colpire. Sarebbe proprio il momento perfetto. Sì, scherzo epico finito male. Dai, Cap, vai via che io sono. Ascolta, Crazy, dobbiamo andare di fuori all'esplorazione. Crazy, non c'è tempo da perdere. Cap, ma sei Crazy, serio? Ascolta, Cap, dobbiamo... Io non voglio aspettare fino a domani. Dobbiamo andare di fuori all'esplorazione. Vieni con me. Giura che non è uno scherzo. Ti aspetto di fuori. Mi vado intanto ad armare di torcia. È uno scherzo? Portati, non lo so, qualcosa per... Non lo so, un pezzo di ferro, qualcosa per colpire. Allora, Cap, mi stai facendo veramente Crazy, paura. Ascolta. Ti aspetto di fuori tra 5 minuti. Ok, Crazy, direi che è arrivato il momento di uscire. Chiudo? Crazy. Sì, dai, chiudi. No, perché se entra in casa io muoio. No, esatto, raga, se entra in casa è un bel casino. Sai che questo qui è l'orario in cui di solito si verificano sempre dei fatti. Allora, di solito anche... No. Sì, ma anche cose, insomma, da niente, ecco. Però di solito ma quest'ora... Ma perché proprio noi, Cap? Crazy, ascoltami. C'è Zerbian che è in vacanza. Octi in questo momento sta registrando, sta mangiando, cosa sta facendo Octi e la Giulia. Ma puoi andare da solo? No, Crazy, da solo ho troppa paura. Crazy, allora, ascolta, te sai oggi cosa dobbiamo fare? No. Usciamo dal cancello di casa. No, tu sei pazzo, io Crazy, vado, dobbiamo uscire dal cancello di casa per forza, Crazy, per forza. L'ultima volta, Crazy, l'abbiamo visto dentro quel canneto. Dentro là? Lì dentro al canneto. Ok, dici che ci conviene rifare un salto lì? No, ascolti, c'ho paura, io non ci rivado là dentro. Crazy, usciamo qua fuori, dai. Apriamo il cancello. Cap, sperando che si apra, perché... Ok, sì, perfetto, ha funzionato il primo colpo. Vai, Crazy, ascolta, piano, mi raccomando, piano. Non è, no, raga, non è un buon orario per uscire. Crazy, non è un buon orario per uscire. Aspetta che richiudo subito il cancello e, raga, controlliamo. Oh, richiuditi. Crazy, non si richiude. Che ti devo dire? Ok, ha iniziato a richiudersi, perfetto. Crazy, controlliamoci intorno. No. Controlliamoci intorno. Shh. Ok. Lo stai guardando davanti. Momento di andare. Momento di andare. Crazy. Shh. Non farlo scemo, parla piano. Ascolta, siamo fuori casa, ok? È troppo pauroso. Te non la sai la leggenda della macchina rossa, Crazy? No. Te non sai la leggenda della macchina rossa? Che? Ogni volta che vediamo il clown, si vede sempre passare una macchina rossa. E se ci investe? Ok, hai ragione, non dobbiamo stare in mezzo alla strada. Hai ragione, Crazy. Okay? Hai ragione, via. Dove pensi di andare? Almeno a fianco alla strada. A fianco alla strada? Sì. Va bene, ok, hai ragione. No, più che altro, oppure per le macchine. Fra? Che? Cosa? È rosso. Ma cosa? Ma Crazy, ma non è niente, ma dai, no, ma che cavolo è? Guarda, Crazy, non è nulla. Ma sono capelli. Ah no, aspetta, però è vero, sono dei capelli. Aspetta, fammi ritoccare. Sì, effettivamente sono dei capelli. Sono capelli, non è questo. Guarda, sono proprio capelli, si sente. Sì, ok, Crazy, ascolta, piano, attento alle macchine più che altro.
molto attento perché qui, ok, guardati intorno come al solito. Guarda per... Allora, Crazy, il mio obiettivo oggi è fare un po' di esplorazione qua intorno, ok? Dobbiamo, più che altro, sai cosa che vorrei fare? Sì. Riuscire a trovare una casa abbandonata, qualcosa in cui il clown, non lo so, possa abitare. Crazy, allora, è qua vicino. Io so che il clown abita qua vicino perché ogni sera ci sono questi problemi, ogni sera, quindi non può essere troppo lontano, no, ok? Però non è possibile, Cap, ce ne dobbiamo liberare. Ok, entriamo qui in questa mini foresta. Porca miseria, non cadere, stai attento. Crazy, piano. Ascolta, siamo in un luogo molto brutto, ok? Più che altro perché... Cap? Che? Cap, non lo vedi? Si riflette qualcosa. Ma che? Ma sarà un cartello. No, raga. Ma che? Cap, c'è qualcuno? Oh, ma che è? Cap, oh, Crazy, che Cap è quello? Crazy, mi sto cagando. Crazy via. Ma tu lo vedi? Crazy via. Crazy! Cap! Che cacchio era? Crazy! Che clown! Crazy, ascolta. Non la torniamo? Piano, Crazy. Siamo in mezzo. Ricordati sempre che siamo in mezzo alla strada. Oh, what? Ma che è? Cap, ti dico che è il clown. Ma dove lo vedi? Ma c'è qualcosa là in fondo? Sì, che... è tipo un cartello. Ma cos'è quella roba che fa le luci? C'era una roba che ha fatto una luce rossa. Sì, c'è qualcosa che riflette laggiù, ma... Porca miseria, shh. Piano, non riesco a vederlo. Crazy, piano. Parla piano. Non riesco a vederlo. No, non lo vedo manco io. C'è una nebbia incredibile. Non è nebbia, non si vede niente. Crazy, ascolta. Lo vedo. Lo vedi quel robo che riflette laggiù? Ma non è un cartello? Sì, Crazy, a me sembra un cartello. Ok, ascolta, via, Crazy. Lo so. Crazy, via. Si vede niente. Crazy, via. Io già sono agitato, te mi stai facendo preoccupare ancora di più. No, tu non mi porti più in questo. Crazy, mi stai facendo preoccupare ancora di più. Allora, lì in quella foresta in cui siamo appena stati non c'è nulla. Capi, là vedo qualcosa. Shh. Ma vedo qualcosa anche io. Ascolta, io non mi piace questa situazione, ok? Ma perché si Ma potrebbe essere una bicicletta, una macchina, che ne sai? Un cartello. Sulle colline. Sì. Un clown. Crazy, ascoltami, ho visto un sacco di case abbandonate qua intorno, ma non so quale potrebbe essere la sua. Un trattore? Ok, vabbè, il trattore non... Controlliamo dentro il trattore? Vuoi controllare il trattore? Sì, controlliamo il trattore. Vuoi controllare un trattore? Ma per quale motivo? Sappiamo dov'è, Cap, pensa, c'è Ma perché dovrebbe essere dentro un trattore? Perché è giallo. E il clown è giallo? Sì, è rosso. Io non so come è fatto il clown, sinceramente. L'unica cosa che ho intravisto è la faccia. Guarda. Poi sono scappato. Oh mio Dio, Crazy, non si riesce a stare in equilibrio. Oh mio Dio, fermo. Siamo nelle sabbie mobili. Piano, Crazy. Porca miseria. Stai attento. Ora te spiegami cosa cavolo siamo venuti a fare. Abbiamo sete a ciò. Bro. Crazy. Bro. Piano. Oh. Ok, intanto mi riguardo alle spalle. Non si apre, è bloccato, Crazy. Chiuso. È bloccato. Shh, aspetta. Shh. Ma che? Ma lo vedi? Shh. Fra, era quella cosa che rifletteva prima. Guarda, si vede. Era quella roba che rifletteva prima, Fra. Ma era è più quella... vicino o sbaglio? È una mia impressione. Ma noi ci siamo spostati, siamo dati in mezzo al campo. Ma è più vicina. Ascolta, io voglio allontanarmi di nuovo per vedere se si avvicina ancora, Crazy. Ma io vedo dei capelli rossi o mi sto sbagliando? No, non li vedo, non li riesco a distinguere più che altro. Ascolta, torniamo indietro. No, non tanto indietro. Facciamo così, andiamo un attimo avanti. Poco però, poco. Cap, voglio vedere se si muove. Ma vorrei Crazy. Ci stessimo allontanando troppo dalla strada. Cioè, dalla casa. Abbiamo trovato un trattore completamente abbandonato, però non so dove andare. Qui non c'è nessuna casa abbandonata, Crazy. Dovremmo trovarne una. Però ascolta, forse nel prossimo video possiamo andare con la macchina. No, aspetta, con la macchina di Opti in strada non possiamo andare. Con la mia moto possiamo andare e vedere se qua intorno c'è qualcosa di abbandonato, insomma. Crazy, proviamo ad avvicinarci, Crazy. Piano. Oh mio Dio, che si muove? Shh. C'è qualcuno? Zitto. Cosa parli? Zitto. Oh mio Dio, Crazy. No, ascolta. Questo mi sta iniziando a far paura, eh. Questo mi sta... Ascolta, torniamo verso casa, ok? Torniamo verso casa. Sei sicuro che non... Torniamo verso casa. Crazy, io voglio tornare verso casa e basta. Oh mio Dio. Ma c'è qualcosa che riflette in fondo alla strada. Crazy, c'è qualcosa che riflette evidentemente in fondo alla strada. Secondo me è il cartello Crazy, di prima. Crazy, c'è qualcosa che riflette, ma non lo vedi. Ma non è che è il cartello di prima. Ma non c'è nessun cartello in questa strada, a parte lo stop alla fine. Ma prima c'era. Potrebbe essere lo stop. Però, scusa, lo stop è arrivato fino qua. Guarda quanto ci siamo allontanati, il trattore è lì. Crazy, c'è qualcosa che non va. Torniamo a casa, Crazy, torniamo a casa. Prova a chiamare Zerbi. Ah, sì. Fai videochiamata, sì, fai videochiamata. Sì, vedi anche cosa dice. Da là potrebbe darci è giusto, raga, perché Zerbi in questo momento è in vacanza. È a, non lo so, tipo Courmayeur. Ma non lo so, in quelle posti vacanze. Di montagna, esatto. No, ma però, lì è bravo, a lasciarci qua in mezzo a questo casino. Sì, cavolo, è vero. Ok, dove siamo prima di tutto? Siamo vicino alla foresta, perfetto. Crazy, vai, chiamalo. Oh mio Dio. Zerbi, ascolta.
Zerbi? Zerbi, ascolta, siamo fuori in esplorazione con il clown. Fallo vedere, fallo vedere. Ecco, Zerbi, siamo fuori in esplorazione con il clown. Spiegami che cavolo sta succedendo. Ci siamo avvicinati al trattore e vedevamo e abbiamo visto una specie di cosa che si muoveva in lontananza, che rifletteva la luce. Tipo. Zerbi rifletteva la luce. Ma regà, non prende più la linea. È crashato. Non prende più la linea. Ma che? Regà, non prende più la linea. È caduta la linea. È caduta la linea. Fermo, fermo. No, è caduta la linea. Sai cosa? Oh. Qui non mi è mai successo. No, ho capito, capito. Abbiamo un ripetitore a 2 metri. No, ho capito. C'è qualcuno in vicinanza. Sicuro. Avrà tipo. E che ha un jammer? Un jammer, un jammer, non lo so come si chiama. Che interrompe tutte le comunicazioni. Fermo, fermo. Questa raga è la rete di casa. Il problema è che. Fermo, arriva una macchina. Guarda il colore della macchina. Guarda il colore della macchina. Crazy sta arrivando, Crazy sta arrivando. Ora. Crazy sta arrivando. Fa vedere, fa vedere, fa vedere. No, ok, è nera. Okay. No, anzi è blu, è blu, è blu, è blu, è blu, blu. Ok, Crazy, vedo le luci di casa. Almeno siamo vicini al cancello. Quel cartello là. Che cartello? No, quello là che è un bidone. Vabbè, il bidone che. Sì, ma non si muove, era lontanissimo, non l'avremmo mai potuto vedere, anche perché la luce della torcia, Crazy, non arriva fino a così lontano. Tranquillo, non succede Crazy, niente. Crazy, ascolta, la luce della torcia non arriva così lontano. E poi guarda, laggiù c'è lo stop. Cap. Che è l'ultimo cartello. Ti stai facendo solo paranoie. Non succede niente, fidati. È l'ultimo cartello che potrebbe esserci. Ah, vada, entriamo in casa. Oh, ma che cacchio! Oh! Segui! È lui! È lui! È lui! È lui!